Detto fatto, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo aver trascorso il Natale nella sua San Giovanni Rotondo, oggi in prefettura a Foggia ha incontrato le istituzioni locali per illustrare il contratto di sviluppo della Capitanata. Lo ha fatto davanti ad un nutrito gruppo di sindaci, al prefetto di Foggia Mariani, al presidente della Puglia Emiliano e della provincia Gatta. Viabilità, edilizia scolastica, turismo con maggiori attenzioni ai territori del Gargano e dei Monti Dauni, le priorità del contratto. Presidente. Domani c'è la conferenza stampa, quindi non la possiamo fare adesso. Oggi, sapete, sono qui perché abbiamo fatto questo incontro in prefettura per lanciare un contratto di sviluppo per la Capitanata. Ci sono stati già degli incontri preliminari con tutti i sindaci della Capitanata o comunque con buona parte, con i vari esponenti delle associazioni di categoria. E oggi c'è stato un incontro in mia presenza, c'erano varie autorità, vedete qui il ministro Lezzi, c'era anche il presidente della regione Emiliano e veramente una folta rappresentanza degli altri enti territoriali, dei sindaci, Confindustria, varie associazioni di categoria, Camera di Commercio. A gennaio firmerò questo decreto del presidente del Consiglio, il mio decreto, per costituire questo tavolo istituzionale permanente, per questo contratto istituzionale di sviluppo. Vogliamo rilanciare questo territorio, che è un territorio ricco di tradizioni culturali, di bellezze anche naturali, archeologiche, e vogliamo approfittare per rilanciare, quindi, sia dal punto di vista della crescita economica e sia dal punto di vista dello sviluppo sociale. Però attenzione, è chiaro che il Presidente del Consiglio è personalmente legato a questo territorio, ma il Presidente del Consiglio non fa favoritismi. Questo è un progetto pilota che vorremmo replicare anche in altre aree della nostra penisola che sono particolarmente disagiate. Cerchiamo di fare sistema, è questo di cui ha bisogno l'Italia. Ha bisogno di iniziative concrete, di unire tutti gli stakeholders, i rappresentanti degli enti, le autorità locali, ovviamente con il massimo supporto da parte del governo, non a caso c'è il Presidente del Consiglio presente, e cercheremo quindi fattivamente di realizzare le premesse per per gli interventi integrati che possano coniugare crescita economica e sviluppo sociale. Il Premier è anche idealmente a Catania, Presidente? Assolutamente sì, seguo costantemente. Domani ci riuniremo, abbiamo fissato un Consiglio dei Ministri per dichiarare lo stato di emergenza. Domani si riunirà anche la Commissione Grandi Rischi della Protezione Civile e stiamo costantemente vicini anche a tutte le persone che stanno subendo disagi, innanzitutto vicino ai feriti, per fortuna che non ci sono, a quanto mi viene riferito, feriti molto gravi, però seguiamo costantemente assolutamente l'evoluzione della situazione. Grazie Presidente. Presidente, Emiliano dice che l'aeroporto di Foggia è bloccato per colpa di Toninelli perché non dà l'ok all'allungamento della pista, le risulta? Guardi, il Presidente del Consiglio non fa polemiche, io sono qui per... A me non interessa l'aeroporto di Foggia, interessa lo sviluppo di tutta la Capitanata, quindi anche dell'aeroporto di Foggia, non solo di quello. E siamo qui per questo, ho detto subito dall'inizio, per quanto riguarda l'aeroporto, dal primo giorno in cui ho iniziato a valutare i progetti che nel frattempo sono arrivati, pensate, questo è molto bello, 78 progetti già pervenuti da parte dei vari comuni, da parte delle varie autorità, dei vari rappresentanti delle associazioni di categoria. Li stiamo valutando, tra questi c'è anche l'aeroporto di Foggia. Quello che bisogna capire, lo dico a tutta la cittadinanza foggiana e della Capitanata, è che una rondine non fa primavera. Cioè, per rilanciare, per valorizzare e restituire all'operatività l'aeroporto di Foggia sicuramente occorrono delle risorse e sbloccheremo la situazione, ma bisogna anche che ci sia dietro un progetto di sostenibilità, bisogna valutare il traffico, eccetera, perché non è inutile fare come è successo in passato, buttare dei soldi che dopo qualche mese si perdono. Quindi ecco di qui il rilancio dell'intero territorio
e anche un, come dire, un sistema di trasporti integrato che abbia un senso e possa dare continuità anche dal punto di vista della sostenibilità economica all'aeroporto di Foggia. Fiducioso sulla manovra, Presidente? Fiducioso sulla manovra che domani approda, anzi in queste ore alla Camera? Io sulla manovra sono molto fiducioso, adesso che inizierete anche a conoscere voi e tutti i cittadini italiani vedrete che ci sono tante cose belle che possono offrire veramente le premesse per un rilancio dell'Italia. Presidente, ma avete pianificato la data del reddito di cittadinanza? Scusi? Si aspettava le critiche di questi giorni da parte del mondo imprenditoriale, del no profit, dei sindacati? Ma guardate, è normale che quando si fa una manovra a così ampio raggio si possa lasciare alcuni scontenti, alcuni molto contenti, eccetera. Però a parte che domani ci sarà una conferenza stampa in cui avremo la possibilità, come dire, di valutare tutti gli aspetti della manovra economica, permettetemi di dire che le considerazioni, sì, quelle più complessive, vanno tratte alla fine. Presidente, per tornare al contratto di sviluppo. Avete un'idea, una data più o meno, come è approvato il decreto sul reddito di cittadinanza? Sì, il decreto il decreto sul reddito di cittadinanza e su quota 100 sono collegati alla legge finanziaria, alla legge di bilancio, quindi li adotteremo nei prossimi giorni. Presidente, nella manovra con l'Europa lei ha dimostrato di non essere una persona a servizio di Di Maio e Salvini, ma di avere l'autorevolezza e l'autorità necessari per salvare l'Italia da una lettera di inflazione che sarebbe stata macellata. Guardi che quando abbiamo iniziato l'esperienza di governo mi è stato proposto di fare il Presidente del Consiglio, mi è stato appunto proposto di fare il Presidente del Consiglio, non una persona a servizio di nessuno. E certo non avrei accettato se fosse stato a servizio di qualcuno e non del popolo italiano. Ho già chiarito che le risorse ci sono, abbiamo fondi strutturali europei, regionali, nazionali, ma non ho dichiarato che non metto sul piatto una somma delle risorse finanziarie definite. Occorrono prima i progetti e su quei progetti la possibilità degli stessi, poi andremo a costruire quello che è il supporto finanziario. Grazie Presidente. Grazie e buon lavoro a tutti.